Ciao e benvenuto a questo video. Oggi volevo creare assieme a ChatGPT un'applicazione per la gestione di sostanzialmente una sorta di registratore di cassa. Quindi ne abbiamo un elenco di prodotti, dobbiamo dare la possibilità di registrare una serie di scontrini. Questi scontrini dovranno riportare delle righe, dove ogni riga avrà il prodotto che è stato acquistato, quante unità di questo prodotto sono state acquistate e il prezzo unitario e totale, poi quindi di conseguenza. Questi scontrini dovranno poter essere ristampati a video alla fine dell'inserimento e questo è il nostro sistema. È il sistema che poi potrebbe essere evoluto aggiungendo altre informazioni, ad esempio tenere traccia di un inventario, quindi dei prodotti disponibili, ma per adesso questa cosa non ci interessa. La faremo magari nella seconda parte del video, se riusciremo ad arrivare a un centinaio di mi piace per il video. Quindi se ti interessa questa seconda parte, attivati per condividere il video. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito. Bottone iscriviti, campanellina, così resterai sempre aggiornato sui nuovi video che man mano a caricare. E adesso apriamo ChatGPT e proviamo a fare il nostro programma. Ci aiuterà ChatGPT, come detto, è un supporto nella nostra soluzione. Vediamo cosa succede. No! ChatGPT non è disponibile. E adesso alt. Non ti devi preoccupare, ChatGPT non è disponibile. È un nostro problema? Assolutamente no. Assolutamente no. Adesso torniamo dentro a IntelliJ. Andiamo a vedere le caratteristiche di questo sistema che volevo andare a modellizzare e andiamo poi a realizzarlo assieme. Allora, eccoci qua, apriamo il nostro IntelliJ e ora andiamo a creare un nuovo progetto. Qua in un file nuovo progetto. Creiamo un nuovo progetto e lo chiamiamo scontrini. Il progetto Maven, al sample code, anche non aggiungiamo il sample code, stiamo usando Java 19 e andiamo. Questa finestra ci va benissimo. Allora, il progetto adesso apre il file POM perché non ci sono altri file, sta sistemando la parte, diciamo, del progetto, ok, dentro a main Java, qua dentro possiamo andare a scrivere il nostro codice. Quindi vedremo come creiamo per prima cosa un package, pom.api punto scontrini e qua definiamo nostra app. La nostra classe app è una classe che conterrà, ma non ci serve, conterrà il nostro main, quindi facciamo svm, ok, questo è il nostro main. E diamo, diciamo, il gestore degli scontrini, possiamo immaginarlo veramente come un registratore di cassa. Quindi facciamo registratore. Oppure lasciamo app, facciamo così, lasciamo app e usiamo app. Facciamo var app uguale app, new app. Per adesso tutto vuoto. E poi facciamo app.run. Questo sarà il metodo fondamentale della nostra applicazione. Creiamo il metodo run in app. Quindi alla facciaccia di ChatGPT siamo più bravi noi. Allora, la nostra applicazione. Proviamo a scrivere un testo prima, così siamo un po' a posto. Facciamo read.md, ok? Ok, facciamo applicazione per la gestione degli scontrini di un mini market. Andiamo a descrivere. Allora, si realizzi un'applicazione per la gestione scontrini di un mini market. Ogni scontrino sarà realizzato
realizzato da più linee di dettaglio, poi andiamo a vedere come definire di dettaglio, formate dal prodotto, dal prezzo unitario, dalla quantità acquistata e quindi dal prezzo totale. Totale. È un solito scontrino, diciamo, di quelli del supermercato, appunto, per capirci, no? Adesso andiamo a vedere come fare a gestire questa cosa. Allora, posso andare a dire, ad esempio, questo è scritto molto piccolo, peccato non si possa, non riesca a ingrandirlo, fa niente. Dunque l'idea è quella appunto di avere questo mini market dove noi gestiamo. Chiaro che se pensiamo un attimo alla nostra applicazione, dobbiamo andare a immaginare adesso prima una struttura con un po' di UML, anche se non completo, diciamo, per consentirci di andare a strutturare la nostra applicazione. In particolare avremo il registratore di cassa, la nostra applicazione, lo scontrino e le linee dello scontrino, perché lo scontrino sarà fatto di più elementi. Inoltre dovrò anche andare a tenere traccia di un catalogo dei prodotti, quindi abbiamo un pochino di cosa da fare. Adesso vediamo un pochino come fare a realizzarle. Allora, adesso iniziamo ad andare a inserire il nostro metodo run, a implementare il nostro metodo run, dove dovremo sostanzialmente andare a scrivere il nostro menu, quindi facciamo registratore con scontrini. Dopo bisognerebbe anche ragionare sul fatto che il menu potrebbe essere trasportato in una classe a sé stante, tutto sommato, però vabbè. Ci otteniamo così per adesso. Facciamo salt. Poi facciamo una prima alternativa, che è una registrazione del scontrino. Quindi registra scontrino. Poi abbiamo la seconda alternativa, che sarà stampa scontrini. Stampa elenco scontrini registrati. Ok, perfetto. E adesso poi il sistema, quando metto lo 0, questo mi dirà uscita. 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 Quindi direi di fare, recuperiamo uno scanner. Recuperato lo scanner, diciamo, uno scanner, adesso questo ci consente di andare a inserire il valore, per dirgli che li vogliamo da tastiera, system.in, perfetto. Allora a questo punto cosa faccio? Avrò una variabile poi che rappresenta l'opzione scelta, quale facciamo meno 1, giusto per vedere, poi facciamo un do while, do, e poi ci mettiamo il while in fondo, così chiudiamo, facciamo un while. Intanto che scelta è diverso da 0, andiamo a fare il nostro ciclo. Qui recuperiamo, stampiamo tutto, dopo aver stampato il menu possiamo andare a qua, ok, possiamo andare a recuperare la scelta, quindi scelta uguale a sc.nextint, ok, recupero l'intero che mi serve e poi faccio uno switch su scelta, switch scelta, e qui a questo punto andiamo a dire case 0. Uscita, quindi sarebbe niente in realtà, penso che non mi serva nulla in realtà, infatti case 1, questo sarà il registro scontrino, registro scontrino che è un metodo che non ce lo facciamo dopo. Case 2 mettiamo stampa scontrini registrati. Vi ricordo che il nome dei metodi non costa un tanto al carattere, quindi scrivete pure dei metodi esplicativi che raccontano cosa fa sto metodo, se no è un casino. Allora, questo se... Ah, questo l'ha fatto anche l'altra volta.
Intanto che sta inserendo, completato il primo, sul secondo si perde via, però vabbè. Attenzione, quindi stiamo scrivendo, abbiamo fatto adesso le nostre due opzioni, poi quella di uscita dovrebbe funzionare, vediamo un po' se riusciamo a fare la build e poi a vedere il nostro metodo a schermo, ok, che vorrei traspostarlo di qua, ok, che si veda meglio, e diciamo uno fa quella cosa lì, due fa questo, zero esce, perfetto, abbiamo il nostro codice a posto. Adesso dovremmo andare qua all'interno, registrare gli scontrini. Ovviamente noi non abbiamo nessuno scontrino e non abbiamo nemmeno la registrazione degli scontrini passati, quindi facciamolo subito. L'idea è quella di avere un private final list scontrino scontrini. Questa, ovviamente dobbiamo in questo caso creare la classe. Creiamo la classe scontrino dentro lo stesso package, va benissimo. Questa classe per ora è vuota, ovviamente, non c'è niente. Ce la teniamo così e poi c'è la lista. Includiamo la lista da Java util e non dalla Java UWT, che è roba grafica, non ci interessa. Qua ci dice attenzione che dovrebbe essere inizializzata. Forza, mio array list. Esatto, abbiamo quindi il nostro array list degli scontrini all'inizio vuoto, chiaramente. E ora, quando voglio andare a registrare un nuovo scontrino, cosa farò? Dovrò scrivere questo nuovo scontrino. Diciamo che uno scontrino dobbiamo chiederci un attimo quali sono le caratteristiche dello scontrino. Bene, lo scontrino avrà, abbiamo detto, il riferimento al prodotto. Allora, qua due parole su questo aspetto. Non voglio fare mantenere un riferimento al prodotto in quella che sarà l'elenco dei prodotti che adesso qua non abbiamo ancora, per un semplice motivo. Il motivo è per questo. Allora, può capitare che un prodotto vada fuori produzione o un prodotto cambi prezzo. Quindi terremo il catalogo dei prodotti come una sorta di, diciamo, stampino, okay, con cui andremo a riempire le linee dello scontrino. Quindi qua dentro c'era un insieme di oggetti che conterranno gli elementi dello scontrino, ma saranno tutti copiati, non ci saranno i riferimenti, solo per questo motivo. Quindi ogni scontrino contiene una lista di final, lista di linea scontrino, cioè o elemento scontrino, dai, diciamo così, scontrino item, inglesizzato che fa bello, items, elementi, items, sì, senza internazionale, su. Allora, questo facciamo, creiamo la classe, sempre qua. Lui invece, adesso lo scontrino item, certo, lui contiene sicuramente, diciamo, private final, final, sì, string, elemento. Sì, non consentiamo di modificare le righe dello scontrino. Prodotto. Poi, private final, float, prezzo prodotto, prezzo unitario, diciamo, private final int quantità. In realtà potrei anche non mettere final tutto sommato, o magari, non so, mi se è final il prodotto e final anche il prezzo unitario, chiaramente, sono collegati tra di loro. Sì, beh, forse mi conviene lasciarlo così. Facciamo in questo modo. Tra l'altro qua c'è una situazione abbastanza particolare, per cui, certo, io qua dovrei adesso aggiungere tutti gli elementi che mi possono servire, ma non lo so, possiamo, sì, dai, facciamolo, li lasciamo così, scriviamo a mano ancora. Dunque, qua prendiamo e aggiunge il parametro costruttore, tutti e tre sono parametri del costruttore, adesso viene sistemato subito. Esatto, il problema c'è qua,
perché non ho importato ovviamente list, e questo stesso va inizializzato. Inizializzato nel costruttore new ArrayList. Allora, a questo punto noi abbiamo uno scontrino, questo contiene un insieme, una lista di elementi, e possiamo andare a quindi inizializzarlo così, e ci servirà un metodo banalissimo che è public void add elemento, add item. Add item, e mettiamo scontrino item, e poi diciamo che items.add item. Perfetto. Ok, adesso abbiamo mischiato un po' i nomi, ma tanto quelli dell'interfaccia privata ci possono andare bene così. Il scontrino item deve essere già creato fuori. Questo va bene perché quando noi inseriamo i dati recupereremo tutti i dati che ci servono per quell'elemento e poi lo creiamo. Allora, qua è tutto a posto. Potremmo farci dare il prezzo totale, ma qua posso farmi tranquillamente generare tutti i getter del mondo. Adesso facciamo generare l'ambiente. Getter, tutti e tre. Grazie. Perfetto. Quindi qua adesso abbiamo tutti gli elementi che ci servono per rappresentare il nostro scontrino item. E adesso abbiamo dello scontrino potremmo recuperare il totale, quindi public float get totale, quindi facciamo un for var x in items o item in items, items. Cosa diciamo? Beh, a questo punto diciamo che total zero, totale 0, qui potrei fare tot più uguale ad item punto, sarebbe prezzo unitario per la quantità. Ok. Quindi aggiungo gli elementi di quell'elemento particolare e ritorno alla fine totale. A posto. Qui sto ritornando il totale del mio scontrino, e quello un pochino che mi serve quando andrò a fare la stampa, diciamo, degli scontrini inseriti. Potrei anche dirgli ritornami anche, mostrami anche il numero di elementi. Public, possiamo scrivere int size. La size per uno scontrino sarà quanti elementi contiene. Items.size, perfetto. Questa operazione si chiama di delega, cioè delego a una variabile privata il fatto di ritornarmi un valore. Funziona. Siamo a posto, quindi. Adesso la nostra applicazione, quando registra un nuovo scontrino, funzionerà in questo modo, quindi recupererà sicuramente uno scanner per questo inserimento. Avrei potuto dichiarare uno scanner statico globale alla classe? Probabilmente sì, ma viene così oggi. Adesso voglio inserire uno scontrino, quindi vuol dire che devo registrare. Per adesso facciamo una versione base senza prodotti, quindi dovrò inserire i valori che mi servono, diciamo. Quindi per prima cosa registro il nome prodotto, var nome da prodotto, uguale a sc.nextLine, nextLine, recupero la linea, quindi il prodotto, e poi avrò anche var prezzo unitario, uguale a sc.nextFloat. E poi facciamo var quantità uguale sc.nextInt. E stiamo recuperando le informazioni che ci servono. Qua adesso facciamo salt, non println, ma print, e possiamo dire così, facciamo nome prodotto e facciamo così. Quindi non andrà a capo. Andrà a capo quando andiamo a capo noi, quindi quando finiamo la linea, avrei il prezzo, e poi avrei anche la quantità.
quantità. E dunque, vediamo un po'. Adesso dovrebbe registrarci i voti, lo scontrino. A questo punto cosa facciamo? Come facciamo a scrivere lo scontrino? Ma in realtà questo andrà fatto fino a che non inserisco magari un prodotto vuoto. Potrei usare quella condizione per terminare. Vediamo un po'. Io potrei dirgli dammi il prodotto. Facciamo così. Allora, vediamo se riusciamo a farlo in questo modo. While. Vedete che non riesco a recuperare il prodotto, chiaramente perché questo è all'interno, quindi dichiaro il prodotto fuori. String prodotto uguale a vuoto. Quindi ho che prodotto è next line. E qua direi finché prodotto punto equals ovviamente la condizione è finché prodotto non è uguale a vuoto. In questo caso io inserisco questo elemento, ok, quindi potrei fare qui stampo inserimento scontrino, quindi chiamo inserimento scontrino. Poi dico qua stamperò magari ogni volta che inizio inserimento continuo, inserimento elemento 1. Elemento e poi qua ci mettiamo un percento di, proviamo a essere un intero, che è scontrino. Non ho lo scontrino, notate, questo piccolo dettaglio, diciamo, e devo creare uno nuovo, quindi trovare scontrino, qual è il mio scontrino? Scontrino, l'elemento che vado a inserire è scontrino.size, che sarebbe 0 più 1 in realtà, che è quello che sto inserendo, è quello successivo. Attenzione, qua mi si lamenta. Mi dice, guarda che questo non è corretto, di usare stringa. E non è corretto il cliente LN. Non mi sembra più il caso. È printf, perché c'è il formato. Ok, tutte le volte che usate il formati dovete usare la printf e non println. Lui fa questa cosa e adesso l'inserimento di tutti i valori farà sì che. Ma in realtà potrei, vabbè, potrei anche dire if prodotto punto length maggiore di 0, quindi se ho inserito cose, allora creo lo scontrino item, var item uguale al mio scontrino item, ok, e gli passo i parametri. I parametri sono prodotto. Poi c'è il prezzo unitario e poi c'è la quantità. Esatto. Abbiamo creato l'elemento, adesso farò scontrino.addItem. E abbiamo inserito il nostro scontrino. Perfetto. Ora che il nostro scontrino è stato inserito, in realtà, quindi siamo a posto in questo, cioè, aggiungere l'elemento, quindi allo scontrino, quando esco, dirò in totale, potrò semplicemente prendere lo scontrino e andare ad aggiungere gli stessi scontrini. Quindi scontrini.add è scontrino. Quindi qua abbiamo inserito effettivamente uno scontrino. Se devo andare a fare la verifica di questo codice, devo anche poter stampare gli elenchi, l'elenco degli scontrini. Però attenzione. Non focalizziamoci sul fatto che dobbiamo prima avere la stampa e quant'altro. Noi abbiamo il debugger a disposizione che è uno strumento potentissimo. Con il debugger possiamo andare a verificare il nostro codice. Quindi io posso andare bellamente qua, metto un breakpoint e avvio dove c'è la tartaruga in modo tale da dire ok, vogliamo fare debug di questo codice. Adesso lui si avvia con le informazioni di debug. Mi sta
scrive qui, ma io voglio spostare anche questo di qua, grazie. Ok. Adesso andiamo a vedere. Allora, lui qua va avanti, adesso qua io voglio andare nella registrazione, perché voglio testare questa prima funzionalità. Ok, stoppato. Dice, guarda che sei qui, sei fermo nella parte dove c'è this, scontrini a size 0, perfetto. Andiamo avanti, quindi con F8 andiamo avanti steppando, andiamo avanti di una linea alla volta. Inseriamo le cose, registra lo scanner, mi chiede il nome del prodotto e recupera l'applicazione. Mi dice, adesso voglio vedere cosa fai. Vediamo un po'. Nome prodotto, non andiamo a capo, quello è un errore, cioè dobbiamo andare un attimo a capo. Il nome prodotto, facciamo pane. Va avanti, vedete che siamo qui sotto, possiamo andare avanti ancora con F8. E qui recupero il prezzo unitario, prezzo del prodotto, 1,20. Andiamo avanti. Quantità, ok, 5 panini. Adesso mi dice, guarda che se la lunghezza del prodotto è maggiore di 0, mi fa già vedere che valuta true, eh? Ok? Crea un nuovo item, adesso questo lo guardiamo qua dove c'è il debug, vedete che c'è tutta l'overview della nostra applicazione, vediamo tra le altre cose, ci sono scontrini che ha dimensione ancora 0, perché non siamo ancora usciti dal ciclo delle linee. Lo scontrino, se guardate, è ancora vuoto, ma perché sono proprio sulla riga dove vado ad aggiungere il nuovo elemento. Ok, il prodotto è pane, il resto è 1, 2 e 5, quindi siamo a posto, andiamo avanti. Adesso arriva qua, vedete che scontrino ha un elemento, l'elemento è questo prodotto che è pane, prezzo unitario 1, 2, quantità 5. Usa il debugger per capire se un progetto funziona, è fondamentale. Vedete che è molto comodo. Adesso inserimento, e vabbè, va avanti. Io qua in realtà sto dicendo che se voglio uscire avevo detto di aver lasciato vuoto, quindi dovremmo sistemare un po' il codice. Anche perché lui qua si aspetta da 0, adesso lo sistemiamo poi. Ovviamente questa dovevo fare prima il controllo per vedere se funziona il tutto. Adesso il prodotto ha nome, vale niente, dovrebbe uscire. Esatto, infatti esce. Aggiunge lo scontrino alla lista degli scontrini, andiamo a vedere. Questo ci fa dire che abbiamo effettivamente un elemento all'interno con uno scontrino con una linea sola, che è quella che abbiamo inserito. A questo punto possiamo dire che funziona la nostra routine, sostanzialmente sì. In barba ovviamente al fatto che siamo ancora in una situazione dove ChatGPT che volevamo utilizzare prima non funziona, quindi dobbiamo un pochino organizzarci, ma siamo bravi lo stesso, ce la possiamo fare, basta riflettere un pochino. Usare il debugger che è fondamentale per capire le cose e poi strada in discesa, ce la si fa. Adesso facciamo la routine di stampa. La routine di stampa è fatta in questo modo. Voglio stampare una tabella normalmente, quindi qua faccio. No, non voglio creare uno scontrino, volevo copiare la system out, che mi sembra adesso abbastanza inutile da copiare, però vabbè. Elenco scontrini, faccio così, elenco scontrini. Ah, scontrini, scontrini. Proprio un sacco sicuri di essere degli scontrini, va bene. Ok, vabbè, questo non mi interessa. Ora facciamo un ciclo for, facciamo for var item scontrino. Per ogni scontrino l'elenco di scontrini, diamo dei nomi ragionevoli alle variabili che ci raccontano cosa c'è all'interno, altrimenti non serve a niente. E adesso cosa facciamo qua? Beh, abbiamo l'elenco degli scontrini singoli, quindi per ogni scontrino stamperemo una sorta di tabella, ce la passare come tabella, fatta in questo modo con stampa, e stampiamo così, diciamo S, una stringa, un float, punto 2F, direi 2 decimali, e poi l'intero e poi il totale. Punto 2F. Questo per ogni riga. E dovrò usare printf e non println, perché printf è il formato. E poi diciamo
mettiamo scontrino. Punto. Allora, prima cosa, dobbiamo farlo per ogni scontrino, per ogni linea dello scontrino. Quindi questa andrà inclusa in ogni linea. Quindi, for var item in scontrino dino.get. Vedete che non c'è, manca un pezzo, non ho gli item dello scontrino. Perfetto. Andiamo qua. Ho add item, non ho la get items. Faccio generare il getter, getter per questo elemento, get items, perfetto. Quindi get items. Non è ragionevole generarli tutti in un colpo solo, generiamoli quando ci servono. Questo ci darà anche la possibilità di riflettere sul fatto che ci servono davvero oppure no. Bella domanda. Allora adesso qua abbiamo scontrino punto no, non è il singolo item adesso, ok, item.get del prodotto, abbiamo poi il prezzo unitario, item.get prezzo unitario, item.get quantità e item.get prezzo totale. Non abbiamo questo metodo, non c'è ancora questo metodo. Questo metodo in realtà, quando siamo nello scontrino, qua facciamo questa operazione. Questa operazione potrebbe essere trasportata, estraiamo un metodo. Vedete? Get prezzo totale. Non, vedete che lui in realtà sta facendo un po', sta un po' sbagliando, diciamo. Perché non va messo qua questo metodo. Che funziona fino a un certo punto. No, non è vero. Bisogna spostarlo e chiamare item.get prezzo totale e andare ad aggiungere il metodo dentro al scontrino item. Qua ritorniamo float e ritorniamo. Questo l'avevo scritto, ma non ci sarebbe più a tanto, però ci ricorda che basterebbe ritornare get prezzo unitario per get quantità, almeno per questo tipo di elemento. E scontrino item non ci serve più. Adesso abbiamo sistemato questa parte del codice, va benissimo. C'è il problema perché quello chiamava con item, a me non serve perché è un metodo che viene richiamato. Qua ci siamo a posto. Quindi se vado nella mia applicazione, vedete get prezzo totale adesso c'è. E abbiamo questo. E in realtà io potrei anche chiedere allo scontrino alla fine di stamparci il totale dallo scontrino uguale a, diciamo, print e ci mettiamo più scontrino.get totale. Perfetto. Possiamo provare adesso a inserire un elemento e poi a stampare l'elenco degli scontrini. Qua in realtà devo ricordarmi che devo separarli in qualche modo, quindi posso fare una cosa di questo genere, quindi facendo, allora ad esempio, slash n, ci andrà a capo, sì, e poi gli aggiungiamo un elemento, scontrino anzi, e gli mettiamo più non mi serve, mettiamo semplicemente una linea dopo, ci stiamo scontrino tanti auguri, no, va a capo tanto, proviamo a eseguire, va, andiamo a vedere, siamo abbastanza lanciati. Ok, allora registriamo uno scontrino. Avevamo quel problema là ancora, però che non abbiamo sistemato, questo dove quando io inserisco un elemento succede un po' di patatrac. Qui potrei controllarlo subito in realtà, non alla fine, ma dire una volta inserito il prodotto, se la lunghezza del prodotto è uguale a 0, quindi se effettivamente sto inserito nulla, cioè se voglio uscire, diciamo, allora potrei dire, devi fare un break, esco dal while. Questo mi dice attenzione effettivamente.
Dice, questo qua è sempre falsa, perché dice a un certo punto se fosse così uscirebbe. Va bene così. È un modo abbastanza rapido per sistemare. Sicuramente saprei trovare una soluzione migliore, anzi ti invito poi a scrivermelo nei commenti se trovi una soluzione migliore a questo aspetto. Anzi, magari anche una classe menu che ci farebbe comodo. Pensiamo allo scontrino. Prodotto, pane. Prezzo prodotto, 2. Quantità, 1. Prodotto 2, pizza. Prezzo prodotto 3,4. Quantità, 2. Un altro prodotto vogliamo terminare. Invio. Stampiamo l'elenco di scontrini, 2. Ok, pane, 2, 1, 2, 0, 0. Poi c'è pizza e poi c'è il resto. Non sono andato a capo, devo andare a capo. I prezzi sono 2 euro e 6,80 euro, in totale 8,80 euro. Quindi possiamo dire sostanzialmente, deve scritto il nostro gestore degli scontrini, almeno in questa fase embrionale, perché l'aggiunta poi dell'elenco dei prodotti è un'operazione che possiamo fare, diciamo semplicemente magari pensando di avere un elenco di prodotti che vengono caricati in fase di caricamento dell'applicazione. Dopodiché andrò a cercare, diciamo, quelli che corrispondono al prodotto che è stato inserito, magari. Questo può essere un buon esercizio, diciamo, da provare a fare. Ti invito a provare a fare, anche per vedere come può funzionare un'espansione di un progetto già esistente. Quindi stiamo facendo tutto in barba a ChatGPT che non funziona, ma siamo contentissimi così, direi. L'idea sarebbe quella di fare un prodotto. Dopo la questione, il punto critico è quando uno va a fare l'inserimento degli item dello scontrino, dove bisogna andare a trovare una strategia ragionevole per andare a cercare qual è il prodotto da inserire. Quindi l'idea è che l'utente non inserirà più il prezzo unitario, ma quello verrà recuperato dall'elemento qua nel prodotto, che a questo punto conterrà due elementi, che saranno un private, final, potrei caricarli da file ad esempio, string, nome, e poi private, final, float, prezzo, inteso come prezzo unitario. A questo punto io posso tranquillamente aggiungere i parametri al costruttore, saranno quelli magari che avevano caricati da disco, dicevo, e poi generiamo i getter per entrambi e abbiamo tutto quello che ci serve in realtà per capire come gestire i vari prodotti. I getter ci servono perché quando andremo a come dovrei modificare lo scontrino qua, quando vado a inserire un elemento, chiederò il nome. Cercherò i prodotti con nome simile, li mostro all'utente con un elenco numerato, l'utente seleziona l'opzione e a quel punto vengono copiati nome, prodotto e prezzo unitario del prodotto al posto di chiedere anche il prezzo del prodotto. Quindi non tolgo la possibilità di errore data dal fatto che il prodotto magari venga scambiato il nome del prodotto, venga sbagliato il nome del prodotto oppure che si sceglie il nome del prodotto giusto, ma si inserisca il prezzo unitario scorretto. Questa è un po' un'idea. Va bene, detto questo è tutto, direi. Se il video avrà un po' di commenti, proseguirò, insomma, magari mostrando sia l'aggiornamento, la parte relativa al prodotto, che eventualmente ulteriori evoluzioni. Per adesso ti saluto e ti auguro buona giornata. Alla prossima. Ciao!